Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, sto facendo colazione. Adesso vi faccio vedere. Pane tostato, anche se non è abbrustolito, ma l'ho tostato nel tostapane, marmellata. E poi adesso vado a prendermi un bicchiere di latte di mandorle. Allora, oggi è stato l'ultimo giorno per Gabriele a scuola perché da lunedì di nuovo in dad anche lui e ha fatto questi giorni di presenza, ma adesso questi ultimi 2 giorni fanno andare un altro bambino, quindi lui starà a casa. Maurizio piano piano si sta riprendendo, va meglio per fortuna, perché aveva il piede che sembrava la zampa di un cotechino, era gonfissimo. E niente, abbiamo un po' di pulizie da fare. Qui c'è Giada che tra un'ora inizia la video lezione. Io ho tantissimi lavori da fare oggi e poi oggi pomeriggio io e Giada dobbiamo uscire per andare a fare delle commissioni che vi farò vedere quando torniamo a casa, ma poi il perché compreremo certe cose lo capirete solamente nel video che uscirà la prossima settimana. E niente, c'è un progetto che mi sta a cuore, che sto aspettando delle risposte e appena saprò di più, cioè appena sarà concluso, appena riuscirò ad arrivare, diciamo, alla conclusione di questo, poi vi dirò tutto quanto. E niente, vado a fare colazione, se no viene tardi, già che Pia dorme. E noi ci vediamo più tardi. Ciao. Via. Cosa c'è lì? Acqua. C'è l'acqua, hai visto? C'è anche la melma, le pietre. Qui c'è Olivia. Andiamo adesso? Perché Olivia non vuole stare ferma. C'è la macchina. Piano, 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 piano. Aspetta, ok. E adesso devo per forza staccare perché sennò. Ferma! No! Adesso stacco perché è difficile portare. Poi è venuta a venire a piedi stamattina e quindi. Andiamo adesso. Dov'è Olivia? C'è Olivia! Ma basta! Allora, siamo in macchina perché si vanno a fare delle commissioni. tanto per cambiare, no? Quando siamo in macchina sempre per quel motivo lì. Allora, dobbiamo andare a prendere, diciamo, la. Però mamma, alcune volte siamo in macchina per andare dalla zia. Sì, ma può, adesso no. Allora, praticamente andiamo a prendere la frutta e la verdura perché sono le cose che non posso tenere in casa per tanto tempo, più che altro quella fresca, quindi insalata e pomodori come verdura. E invece la frutta, se prendo quella che gli piace tantissimo, la fanno fuori in pochissimo tempo e quindi devo andarla poi a ricomprare. E niente, quindi lei si è fatta la doccia, io mi sono lavato i capelli e adesso stiamo andando giù. Ovviamente c'è a casa ancora Maurizio, quindi sono super tranquilla. Abbiamo ovviamente le mascherine, perché ovviamente non si esce senza. Tutto qua. E vi facciamo vedere magari se riesco qualche cosina mentre stiamo a fare le commissioni e poi se no ci rivediamo
poi a casa per lo svuota la spesa Oggi la mia aiutante sarà Giada. Vediamo cosa troviamo di buono, eh? Devo farvi vedere due cose che sicuramente poi a casa non riuscirò a farvi vedere, che vedrete nello scontrino. Una è il tris di estate alla pesca e l'altra è il croissant al gianduia di Giada. Sì. E lì è la sorpresa dell'ovetto Kinder che gli ha dato un signore che era lì a fare la spesa, ha comprato un ovetto Kinder, l'ha regalato a Giada, ha trovato la pecorella che va sullo skateboard. Vabbè, adesso andiamo a buttare il vetro e poi a ritirare la roba senza glutine e all'Eurospin. Una mano. Allora, sono arrivata a casa. Sono andata a prendere queste box qui al Carrefour e adesso guardiamo. In realtà io ho già sbirciato con Maurizio cosa c'è dentro. Allora, nella prima ci sono i Danacol, questi qui. Arrivo, amore, all'ananas. Poi, aspettate, faccio vedere subito i biscotti, questi qui, le gocciole extra dark, così le diamo a Pia. Poi, due sughetti, questi qui della marca Novella, uno il pesto mediterraneo con basilico genovese e uno il tucù, antica ricetta del sugo, ricetta, No, no. Ricetta del sugo alla genovese. Il tucco sarebbe in pratica il ragù alla genovese. Ah, ok. Poi, qua cosa abbiamo ancora? Fusi di pollo, 3. Poi, carne tritata, una confezione così, di macinato magro di Via. bovino. Una confezione da 10 di uova, grandi. E poi una mozzarella, questa qui, fior di latte della Vallelata. In quest'altra invece ci sono fusi di pollo e poi hamburger, ci sono questi qui nella Aia, hamburger di tacchino al rosmarino, che ovviamente sono senza glutine, perciò direi che in parte la cena di stasera ce l'abbiamo già pronta. Ce ne sono una che vi ho già fatto vedere, due, aspettate. 3, 4, perfette per noi perché siamo in 8, e poi una carne tritata. Questa carne diciamo che ha un colore un po' particolare, ma comunque se la faccio cuocere subito, va bene. Comunque, questo è tutto quello che ho trovato nella box, che poi comunque scade oggi, quindi non so come mai è, vedete, un po' meno rossa rosea di quella lì, però vabbè. Niente, adesso vado a sistemare, a pensare cosa usare per cena e iniziamo con lo svuota la spesa senza glutine. Allora, abbiamo preso i frullini integrali, i biscotti del mattino, questi qui con lo zucchero di canna. Il pane cereale della Shar, questo qui, ai cereali. Il pane integrale al grano saraceno della marca inglese e il pane bianco. Poi i Choco Dark con goccine di cioccolato. Questi plum cake allo yogurt. E questi qui che non li avevo mai visti, sempre della Shar, Meranetti. Speriamo che sono buoni. Poi questi panini morbidi con lievito madre della Doria, che è una novità, quindi poi vediamo.
E poi il pan bauletto al grano saraceno. Come pasta della Felicia, queste mezze penne, i piselli verdi e i fusilli alle lenticchie rosse. C'è altro, rimetto a posto e vi faccio vedere il resto. Poi, della Massimo Zero, i fusilli da 1 chilo. Della Rummo, queste pennette rigate, lenticchie rosse, riso integrale. E qua invece abbiamo i vabbè, maccheroncelli, sedanini. Poi della Massimo Zero le penne, della Rummo elicoidali, 2 pacchi, spaghetti numero 3, della Garofalo, giusto, sì. Abbiamo questi qui che sono mafalde corte, 2 pacchi, e poi insomma, linguine. Cappelletti della Giusto di carne, sono buonissimi. E poi in regalo dalla Nutri-Free questo bicchiere. Fatto così, ne avevamo già uno che ce l'ha andato l'altra volta ed adesso è arrivato il secondo. Allora, per quanto riguarda il senza glutine, è tutto qua quello che abbiamo preso perché è praticamente la fine del mese. E adesso passiamo a quello che abbiamo preso all'Eurospin. Allora, eccoci all'Eurospin. Dopo vi lascio lo scontrino come sempre. Abbiamo preso 12 confezioni di pomodoro ciliegino, 4 confezioni di spinaci porzionati surgelati. 3 di questa polpa fine, perché così quando vado a fare come l'altra sera le polpette, non metto una bottiglia di salsa per me, ma uno di questi è più che sufficiente. Anche se mi dovessi fare la pasta col pomodoro, che magari loro la mangiano diversa, così almeno io ho le scatolette apposta per me. Uno yogurt cremoso extra al pistacchio. 4 confezioni di uova fresche, medie, 6 confezioni di piselli fini e 2 confezioni di pesto. Eccoci alla spesa del Lidl. Iniziamo subito con 4 pacchi di plum cake con gocce di cioccolato per i bambini per colazioni, merende, eccetera. Una confezione di valeriana. Di broccoli ne abbiamo presi 12, quindi non ve li faccio vedere tutti, ve lo dico e vi faccio vedere il broccolo. Una schirella. Poi qua abbiamo 4 pacchi di cuori di iceberg. 2 confezioni di queste polpette di carne suina, queste qui della settimana greca. Ali di pollo al 50%, gallina mezzo busto al 50%, osso buchi di tacchino al 50%, mini burger con spinaci, mele e poi questo formaggio sempre della settimana greca al 50%. Ah, e groviera dice formaggio a pasta dura di latte, ovino e caprino. Bene, adesso metto a posto e poi vi faccio vedere il resto. Mamma, ne dovevo mettere due. Poi kiwi, pere, un altro mezza gallina, mezze maniche rigate che era il coupon vincita dello scontrino dell'altra volta e quindi l'ho presa perché poi la pasta serve sempre, un pollo intero che era al 50%, medaglioni agli spinaci, broccoli e olive, un altro pacco di valeriana. 2 confezioni al 50% di questo. È una crema spalmabile. Aspettate, mi stava cadendo. Una preparazione spalmabile a base di concentrato di pomodoro, formaggio,
Mitra e peperoni rossi grigliati. Sembra buona. Poi un pacco di insalata mista e un altro pacco di iceberg, quattro scamorze bianche e una confezione di cotton fioc. Questa preparazione è una crema a base di yogurt con cetrioli, aglio e il 2% di olio vergine di oliva. Dovrebbe essere condimento per l'insalata, se non sbaglio, se non erro, ma vi farò sapere comunque. E poi una confezione di questi pomodorini bio fatta così lunga, che mangeremo stasera per cena. Poi ho ripreso queste barrette cioccolato e banana perché sono buonissime. Vediamo se riesco a mangiarne qualcuna in più di una, perché se ne sono fatte fuori tutte. Purtroppo se ce n'era solo una confezione, se no ne prendevo due. Ho ripreso questi Next Level Burger perché sono veramente buoni. Adesso li andremo a mettere nel freezer. Poi le ciambelline per domani mattina per colazione, li vizio un po'. Maionese ne abbiamo presi 6 da tenere lì perché comunque magari loro con la carne la mangiano volentieri. Un'altra gallina a mezzo busto, altre 4 confezioni di polpette di carne suina che però ovviamente non hanno la scritta senza glutine, come potete ben vedere. E quindi Maurizio e Gabriele queste qui non le mangeranno, ma a loro farò le polpette con la carne tritata, fa niente. Poi altre confezioni di ossibuchi, 2, 3, 5, 7, 9. Li mettiamo in freezer e poi le facciamo andare perché dentro ce ne sono 4 e quindi in due volte diciamo che già se ne vanno, in una volta se ne vanno due confezioni. E poi ho preso altre ali di pollo, ce ne sono altre due confezioni. Adesso vi faccio vedere l'ultima parte. Poi abbiamo preso 6 confezioni di succo di frutta alla pera. No, volevo dire, abbiamo preso 6 bottiglie di succo alla pera. Ecco qua le ultime cose. Allora, 2 pacchi di uova medie. Le ho prese, siamo andati prima al Lidl e ne ho prese 2, visto che ce n'erano ancora pochissime, perché avevo paura di non trovarle all'Eurospin. E loro ho detto, visto che qua ci sono, ne prendo 2, non metterle lì dentro che si rompono. Ma poi, per fortuna, l'Eurospin le ho trovate, quindi ne ho prese altre 4. Ma noi le uova le facciamo andare tanto. Devo anche ricominciare a fare le torte come facevo una volta. Che una volta ogni 2 giorni praticamente sfornavo una torta diversa. Devo riprendere perché comunque i bambini invece delle brioche confezionate fanno sicuramente meglio. Cioè, sono meglio. Poi abbiamo preso olive verdi denocciolate giganti in salamoia, 3 baguette e il tè verde con aloe vera, che però abbiamo guardato, ha solo la bottiglia verde e lui è trasparente. Ma per quello che serve a noi va benissimo anche se è trasparente. E a cosa ci serve? Lo scoprirete la prossima settimana perché uscirà un video super speciale. Adesso io vi saluto, vi lascio lo scontrino. Andremo a mangiare pasta condita con i sughi che abbiamo trovato dentro la box del Carrefour e poi hamburger con insalata e pomodori. E basta. Questa qui sarà la nostra cena. Non ve la faccio vedere e chiudo qua il video perché sarà già lunghissimo con i video spesa. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo domani. Ciao!